Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi una sbarbatina semplice semplice. La barba è lunga, quindi ho scelto un rasoio di un'aggressività più che dignitosa, quindi l'R41, il che la potrebbe rendere una sbarbata splatter, tant'è che ci andiamo a prendere il nostro allume di Rocca. Molto bene. Allora, la sbarbata oggi è con la Lime Zeist della Taylor Hall Bond Street, che è un altro dei campioncini che ho preso, per cui prima di proseguire ci guardiamo la sigla e poi andiamo a guardare il sito della TOB per vedere di cosa stiamo parlando. Sigla. Ok ragazzi, allora siamo sul sito di Taylor Hall Bond Street, che è sempre il solito sito, niente di nuovo, e ci andiamo a vedere immediatamente la Lime Zeist. Ok? Cliccando su Lime Zeist scopriamo che ci sono soltanto i sample, ok? E poi lo Shaving Cream Bowl, quindi la ciotolina, che pur essendo uguale alle altre ciotoline di TOB, questa volta presenta una grafica, no? Che rimanda proprio al lime, un lime sotto. Ok, dice che insomma ha una forte fragranza di lime e arancia, complementata da note di lavanda, dragoncello e note di fondo di patchouli e legno di cedro. Ok? Ecco, vedete la differenza di grafica. Normalmente è la scatolina semplice, senza nessuna grafica. In questo caso è così. Non abbiamo un aftershave. In realtà pensavo ci fosse della linea Lemon & Lime, ma sono andato poi a controllare. E della linea Lemon & Lime abbiamo soltanto la Shaving Cream in tubetto e in ciotolina. Quindi anche di questa non c'è come si chiama? L'aftershave, anche se però immagino che andando poi dopo a vedere tra i vari aftershave di, eccolo qui, di TOB, troviamo una lime fragrance, ok? Quindi diciamo che si può abbinare a questo, se no altrimenti a qualsiasi altro aftershave un po' agrumato, ecco, tutto qui. Proseguiamo con il nostro video. Eccoci qui, adesso che abbiamo avuto un'idea di questa fragranza che c'è nella crema da barba e che non trova riscontro poi in un aftershave, perché la TOB probabilmente si fa forte dell'aftershave che ha già limone e lime e non ne ha fatto uno specifico, anche se ritengo che, date le note olfattive che abbiamo visto già e che abbiamo letto insieme, forse questo avrebbe meritato un aftershave, ma questo lo scopriamo ora che lo annusiamo e vediamo se ci piace o meno. Comunque, nel dubbio, io dopo utilizzerò una aftershave Born to Create, vi metto il link qui sopra da qualche parte qui del video che ho girato nel negozio di Luca Gattel, che è quello che poi ha creato questa linea, ok? Io, tra virgolette, già la conosco, nel senso che l'ha utilizzata su di me quando mi ha fatto la barba. Oggi è la prima volta che la vado a utilizzare da solo, insomma, e quindi vi darò anche delle impressioni su questo. Per poi abbinare il tutto, visto che non c'è un after, con il più agrumato che ho, che è il solo della The Goodfella Smile. Ok? Molto bene. Andiamo a sciacquarci la faccia. Facciamo anche uscire l'acqua calda, perché io l'ho fatta uscire prima. Ma chiaramente poi mi sono messo a parlare, poi ho fatto due o tre rinizi di video perché non mi piaceva come stava venendo e quindi eccoci qua. Sciacquiamo la faccia. Qui.
oggi, ragazzi. Una cosa semplice, ultimamente nel canale abbiamo visto cose di una certa importanza, però la barba non può essere sempre un gesto importante, o meglio, il gesto secondo me sì, ma i prodotti utilizzati possono essere anche, diciamo, un po' più commerciali, quantomeno nel prezzo, no? Perché la TOB è un'azienda che sicuramente a me piace molto, non lo nego, l'ho sempre detto, produce roba di qualità, ma diciamo che c'ha un prezzo tutto sommato, no? Accettabilissimo. Peraltro ho scoperto che mio padre, io questa cosa non la sapevo, sono un po' di anni che non sopporta più gli aftershave alcolici. E allora io ho detto, ah, guarda, io insomma, ultimamente che ho fatto il canale ne ho provati un po', e quindi se vuoi ti do un consiglio. Dice, ma io ho trovato una marca, si chiama Taylor qualche cosa, e fa degli aftershave analcolici, uso quelli. In effetti non lo sapevo, ma mio padre, che non è assolutamente tecnologico, sicuramente. Oh, abbiamo aperto il sapone, eccolo qui. Allora, la profumazione, così a prima annusata, è proprio lime. Io me l'aspettavo ingentilita un po' da questo pennello ha un difetto grossissimo, che succhia una marea di acqua. E quindi poi, specialmente con queste creme, si finisce per fare un montaggio troppo vaporoso. Quindi io adesso ho preso il vizio, e quando uso sto pennello l'acqua gliela tolgo del tutto e casomai l'aggiungo. Allora, ragazzi, il limone, il lime, spacca proprio come nota di testa. In effetti la lavanda si sente. Il dragoncello, io personalmente non lo conosco come profumazione, cioè non l'ho mai annusato da solo, quindi so che è un odore tipo anice, ma vi devo dire che secondo me, così, annusato al volo adesso, mai sentito prima, io fossi stato in Taylor of Bond Street ad un after, probabilmente ci avrei pensato. È vero anche che io non conosco, no, la profumazione del loro after agli agrumi, al limone, e pertanto magari quello lì già si avvicina abbastanza a questo. E allora, vedete, avendo tolto tutta l'acqua, la savonata è venuta perfetta. E sto pennello suga una quantità d'acqua che fa impressione. Come al solito mi sono scordato di armare il rasoio, ragazzi. Ma voi ormai a questa ci siete abituati. Questa è una cosa che avviene in maniera puntuale e precisa sul canale. E quindi normiamo subito. Recuperiamo prima che io finisca la saponata. L'insaponatura del viso, anzi. Ecco qua. Gillette Ruby, pacchetto nuovo, mai usato. La mette prodotte in Russia, Teflon coated, ok? La grafica, diciamo che io fossi stato in chi l'ha fatta, chi l'ha ideata, l'avrei fatta un po' più scura. È solo una questione estetica, meramente estetica, però alle volte anche l'occhio vuole la sua parte, e questo è una mia preferenza, chiaramente, no?
Oh, dopo qui, dopo che abbiamo grattato un pochino bene sulla faccia, ci un po' di acqua probabilmente gliela aggiungerò. Profumo è molto fresco. Secondo me questo è, ho detto onestamente, un sapone che si distacca molto da quella che è la filosofia delle profumazioni di T.O.B., che comunque rimane abbastanza classica, no? Nella sua linea. I profumi dei saponi sono sempre molto, molto inglesi. No? Diciamo così, lo diciamo molto inglesi. Dei saponi molto inglesi, qui invece si sono staccati un po'. Voi sapete che io di solito con la prima passata la pelle tendo a non tenderla. Ma sto rasoio c'ha un'esposizione, l'acqua riesce fredda, ci deve essere un problema, non so quale, comunque fa caldo, quindi va bene così. Questo rasoio c'ha un'esposizione della lama che è talmente... talmente accentuata che insomma secondo me bisogna prestare un'attenzione lievemente maggiore, no? Rispetto la lametta. Guardate già con la prima passata quanta roba porta via. Sulle gilette non ho mai dubbi, ma insomma, quando le certezze sono confermate, uno poi è contento, no? Che poi, no, questo rasoio ha un'esposizione molto, cioè la lama non ha gap, però c'è una bellissima esposizione. Il che lo rende molto aggressivo, però secondo me è estremamente gestibile, nel senso che ci sono rasoi con i quali io fatico, per esempio il Rex & Voy, io fatico a trovare l'angolo giusto, no? Con questo qui, appena sbagli l'angolo, lo senti subito sulla pelle e quindi tu correggi.
tieni sbarbate, già c'è già la prima passata. Non vi dico BBS perché non è BBS assolutamente, ma tieni sbarbate di un certo livello, eh. Io vi dico che questo Lion's Eist mi ha convinto come a livello di profumazione. Forse diciamo che rispetto alle profumazioni, come ho detto, no? Che ritengo molto classiche di TOB, questo qui è un pochino più giovanile, più... d'acqua. Perché poi secondo me no, il fatto di non aver fatto un after fa sì che tu il profumo lo senti, ma poi non ti rimane sulla pelle, quindi non ti godi, cioè ti godi le note di testa e ti godi molto meno le note il cuore, ma soprattutto il corpo, il fondo non lo sentirai mai, perché come fai a sentire una nota di fondo che è quella che persiste più tempo quando è sporcata, tra virgolette, no? Da una nota di testa molto forte come il lime, che peraltro, no? Nessuna nota nel soap è così accentuata, perché comunque un sapone non è fatto per profumare. Quindi io personalmente un after l'avrei fatto. Qui qualche piccolo red point c'è. Questa è la parte che mi crea più problemi, eh. Diciamo che è andata bene. Sufficientemente bene. Adesso una passatina di traverso la andiamo a fare senza troppa pressione, perché sennò qui
Veramente stasera facciamo i danni con la pala. Oh, un piccolo assaggino, no? Perché poi dopo comunque il rasoio lo senti sulla faccia, eh? Su questa parte qui, il mento è qua sotto, che è la mia zona debole, che poi probabilmente l'ho di più o meno di tutti, però. Allora ragazzi, cosa vi dico? La sbarbata è andata anche bene, tutto sommato qualche piccolo red point qui, qui, ma insomma, vi dico, vado pure a fare qualche rifinitura qui sul baffo. Qua. A questo punto ci andiamo a mettere questa Born to Create. Spendiamo due parole su questa Born to Create, ok? Balsamo dopo barba, protegge e lenisce la pelle, la sua texture fluida e leggera, idrata e rinfresca la pelle, per eccetera eccetera. Ingredienti. Ok, sono solo in inglese gli ingredienti. Acqua. Trigliceride caprico. Io il problema è che non leggo, ragazzi. Cioè, io no, è troppo piccolo, non lo leggo. A una certa età è un casino. Ve lo scrivo in descrizione, casomai. Ok? Comunque, una crema fluida, eccola qui. Che ha una texture apparentemente più compatta, ma poi sulla pelle è veramente liquida, si assorbe praticamente subito e dà una funzione solo idratante. Chiaramente non vi dà lo schiaffo alcolico, quindi vi ammorbidisce la pelle. Ha un profumo abbastanza neutro, ma comunque c'è, ok? E però vi permette, essendo molto neutro, di poi mettervi l'after che più ritenete opportuno o il. O il profumo che più ritenete opportuno. Allora, detto questo, per quanto mi riguarda, la linea Born to Create, vediamo se riesco a leggerli questi ingredienti, mi metto più vicino. Ecco. No, ragazzi, io non leggo. Vorrei leggere, ma è veramente scritto piccolo, porca miseria. Comunque, la verità è che sia quando l'ho usato l'altra volta, o meglio, è stato usato su di me, non l'ho usato io, che questa volta idrata davvero tanto, che è ciò che io cerco da un aftershave analcolico, no? Da un aftershave in crema. Idrata e ma soprattutto lascia la pelle, non dico unta, perché se vi dico unta assume una connotazione negativa, vi lascia la pelle elastica, ecco, diciamo così, perché unta non è, il dito è fermo, non è che scorre, però ecco qui mi sono fatto un taglietto e chiaramente
Adesso, no, questi piccoli red point vengono fuori, ma veramente niente di che oggi, ragazzi. Ok, comunque, i prodotti mi sono piaciuti tutti, nel senso che stiamo parlando, secondo me, di una fascia di prezzo giusta sia per l'after della Goodfellas che per il Lion's Haste della Taylor Hall Bond Street. E il profumo è buono, probabilmente non uno dei miei preferiti, cioè onestamente preferisco, ecco, un Royal Forest che ho provato l'altra volta, o le mie preferite, Sandalwood e Eton College, che sono quelle che preferisco, ma ecco, buono, ma io personalmente non lo ricomprerei. Ok? Per quanto riguarda le proprietà meccaniche, e di montaggio, proprietà meccaniche e di montaggio sono le tipiche di TOB. Fa una bella schiuma, no? Densa. Poi devo essere onesto, stavolta il montaggio mi è venuto particolarmente bene. Nella vita ci vuole anche un po' di C. Comunque, io direi che per stasera con questo è tutto. E come sempre, ci vediamo più vecchi. Ciao.